Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a vedere una volta uno di questi film di carattere sportivo che abbiamo programmato. Vi voglio ricordare i precedenti film che abbiamo già visto. Abbiamo visto Tatanka, un film sul pugilato, interpretato da Clemente Russo, campione olimpionico. Il Terzo Tempo, un film sul rugby, che meriterebbe di essere visto dalle scuole medie o dai licei, Anima e Corpo, Body and Soul, anche questo un film sul pugilato del 1947, veramente splendido. E poi abbiamo visto un film sulla velocità, Veloce come il vento, di Matteo Rovere, con protagonista a Corsi, bellissimo lo stesso. Ora vediamo questo nuovo film, che è intitolato Borg Breaking Rock, e guarda caso è proprio in sintonia non voluta con la vittoria di Sinner agli International Australian Open. Io sono molto contento che Sinner si sia dimostrato un personaggio di grande carisma col fatto che ha rifiutato di andare a Sanremo, ecco, mi avrebbe deluso un po'. Questo è un film danese, il regista è un regista danese di 47 anni, si chiama Janus Metz Pedersen. I protagonisti sono, ve lo dirò brevemente, dopo ci torneremo, sono Sverre Gudnason, che fa la parte di Bjorn Borg e che prima di questo film era conosciuto solamente in Svezia. E poi il McEnroe invece è interpretato da un fulminante Shia LaBeouf, bravo attore che conosciamo un po' tutti. Poi vedrete che tra gli interpreti ci sarà anche Stellan Skarsgård, scusate la pronuncia, che fa la parte di Bergelin, che è l'allenatore di Borg. È un attore molto conosciuto, ha fatto tantissimi film. E poi abbiamo una giovane attrice danese che si chiama Tuva Novotny e che fa la parte di Arianna Simionescu, che era la prima moglie di Borg. Prima di iniziare di parlare del film, voglio leggervi due parole che ho letto sui giornali di allora, di quei tempi. Adesso ve le leggo, sempre riguardo alla partita Borg-McEnroe. Allora, il 5 luglio 1980 Nelson Mandela accende la radio nella sua cella per ascoltare la partita. Andy Warhol si alza presto per non perdersi la partita. Il 14enne Edberg, vincitore 2 o 3 volte di Wimbledon, e il 12enne Boris Becker guardano insieme la finale in TV dopo aver giocato un torneo in Svezia. Borg e McEnroe salgono i 7 scalini che portano al campo centrale e leggono i versi di Kipling impressi sull'ingresso. Se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, solo così potrai dirti un uomo. Questi sono i versi che si leggono all'ingresso del campo centrale di Wimbledon, che ho visto con i miei occhi l'unica volta che sono andato a Wimbledon, dove non giocavano, però ho visto i campi. Ecco, e questi versi di Kipling in qualche modo si accendono sull'aspetto mitico del tennis. E io direi che tutti gli sport hanno un aspetto mitico. Che non hanno impresso forse gli atleti dell'antica Grecia che cessavano di combattere durante i giochi olimpici. Ogni sport è un ottimo metodo per smussare l'innata aggressività dell'uomo per combattere senza odio con lealtà. Beh, trattiamo un po' il tema di Borg McEnroe. E il film è diretto da questo regista che ho detto prima, che si chiama Janus Metz Pedersen, un regista del 76, è un regista danese, ha iniziato come documentarista,
nel 2010 dirige Armadillo, che è un documentario sui popoli del Sud America, poi dirige True Detective, serie TV del 2015, di grande successo, meno dei primi non l'ho visto, e nel 2017 dirige Borg e McEnroe, seguito da La Cena delle Spire del 2022. Dunque, questi due tennisti che vengono narrati nel film sono due dei migliori tennisti della storia, finiti ai lati opposti dello stesso campo per 14 volte in 4 anni, tra il 1978 e il 1981. La calma glaciale del tennista Björn Borg contro il temperamento impetuoso dell'avversario John McEnroe, i movimenti rigidi e calibrati del giocatore svedese contro il gioco nervoso e dinamico dello statunitense, preda talvolta differenti attacchi d'ira contro gli spettatori e spesso anche contro i giudici arbitri, l'hanno squalificato una marea di volte, ma è sempre tornato in campo perché era troppo forte. Si sono incontrati fino alla finale di Wimbledon del 1980, considerato, come ho detto prima, una delle partite più belle della storia del tennis. Questa rivalità tra i due è stata, diciamo, la prima grande rivalità mediatica del tennis. E quindi direi che però il vero protagonista di questo film, visto che il film è danese, il vero protagonista è Björn Borg, tanto vero che il titolo originale non era Borg McEnroe, ma era semplicemente Borg. Poi è intervenuta la produzione che ha detto che in fondo c'erano due protagonisti e bisognava quindi dare spazio anche all'altro protagonista, che era McEnroe. E così alla fine il film si chiamò Borg McEnroe. Sono due campioni straordinari, estremamente diversi l'uno dall'altro. Borg, che è classe 1956, e nel film è interpretato da Sverrir Gudnason, che era semi sconosciuto fuori dalla Scozia, e McEnroe, classe 1959, che nel film è interpretato con una mossa di casting, qui dicono al limite del geniale, dal bizzoso Shia LaBeouf. Si sono incontrati per la prima volta nel 78 in un torneo di Stoccolmo. In quel momento lo svedese era già un campione affermato, mentre lo statunitense un semi esordiente chiaramente di grande talento. La finale di Wimbledon del 1988 è il punto più sublime dello scontro tra due modi di giocare a tennis e di vivere la vita, vinta al termine di 5 lunghissimi e combattutissimi set dallo svedese, che si arruolerà così campione del torneo inglese per la quinta volta consecutiva. La rivalità tra Borg e McEnroe non è tanto dettata dal talento dei due, ma soprattutto il loro aspetto caratteriale viene evidenziato, apparentemente freddissimo e calcolatore lo svedese, esuberante, vulcanico e rabbioso l'americano. Comunque direi che, se ci pensiamo bene, nello svolgersi del film ci rendiamo conto che forse la differenza tra i due non è così evidente come può apparire in un primo momento. Sono così diversi che fossero in qualche modo l'uno lo specchio dell'altro, due facce della stessa medaglia. Janus Metz sceglie la chiave più interessante per raccontarti quella che è alla base di tutto il tennis, la psicologia, senza dimenticare tutto quello che quello sport può dare in termini di estetica, perché ricordiamoci che il tennis è considerato uno sport elegante, fatto di movimenti sciolti, fluidi, ognuno dei quali ha una sua finalità estetica che deve essere dimostrata anche nel gioco.
Adesso i giocatori giocano un tennis molto atletico e forse l'estetica scompare un po', ma negli ultimi giocatori che ho visto giocare, soprattutto in Sinner e in Alcaraz, ho visto degli autentici giocatori di tennis eleganti e veramente formidabili. E quindi diciamo che la vicenda tra i due è narrata soprattutto sotto il punto di vista della psicologia, senza dimenticare anche l'aspetto estetico. A questo proposito mi interrompo un po' e se volete vi dico un libro che dovreste leggere se volete capire che cos'è veramente il tennis, a cominciare dagli esordi. Il libro è I gesti bianchi di Gianni Clerici, in cui eleganza e nobiltà del tennis vengono evidenziati fino alla fine. È una storia del tennis a cominciare dagli esordi. Vi consiglio di leggere anche perché è scritto in un modo splendido. Dunque, la finale del torneo di Wimbledon del 1980 è, come abbiamo già detto, uno studio sulle psicologie di questi due straordinari giocatori, campioni. Si trattava della 94esima edizione del torneo, il più noto e prestigioso del mondo del tennis, uno dei quattro che con gli US Open, gli Australian Open e il Roland Garros compongono il cosiddetto Grande Slam. Di quel torneo Bjorn Borg e John McEnroe erano rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 2. Borg aveva 24 anni, McEnroe era numero 3 del mondo, 20 anni, ne aveva solo 21. In precedenza si erano incontrati per 7 volte tra il 1968 e il 1980, con 4 vittorie di Borg e 3 di McEnroe. Si trattava però della prima volta che disputavano una partita in un torneo del Grande Slam. Il bilancio finale dei loro incontri è di perfetta parità. 7 vittorie per Borg e 7 per McEnroe. La finale, la finale di Wimbledon è però la più celebre delle partite che hanno disputato ed è considerata, come ho già detto prima, una delle più belle partite mai disputate in un campo da tennis. Ci vollero quasi 4 ore di gioco perché Borg riuscisse a spiegare McEnroe, non prima di essersi visto annullare 7 match point, di cui 5 nel lunghissimo tie break disputato al quarto set. Lo svedese vinse il suo quinto Wimbledon consecutivo con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 7-6. E l'ultimo tie break venne disputato proprio nel tie break finale, nell'ultimo set, e si concluse 16 a 14, pensate, lunghissimo, proprio per Borg. Ecco, da questo film ci appare il fatto che forse i due non erano poi così dissimili come si può immaginare. Il film viene giocato praticamente sulla psicologia dei due contendenti, dei due avversari. Ecco, vorrei dire che in quegli anni, soprattutto negli anni tra il 1970 e il 1980, il tennis, i tennisti, i giocatori di tennis erano come delle rock star. Non c'erano solo Borg e McEnroe, c'erano anche giocatori come Vitas Girulaitis, morto tragicamente, e c'era un campione straordinario come Ilie Anastasis, il giocatore che prendeva in giro gli avversari. A casa nostra c'era Adriano Panatta e prima c'era stato Pietrangeli. Ricordiamoci che Pietrangeli ha vinto 2 volte il torneo di Monte Carlo e alla prima finale si presentò con una
Cadillac rosa, accompagnata da una delle più belle spogliarelliste dell'epoca. Ecco, tanto per dire che erano delle rock star. Adesso i tennisti sono dei grandi professionisti, si allenano moltissimo, hanno in mano dei mezzi tecnici che una volta sarebbe stato impossibile usare perché non c'erano, e quando palleggiano, palleggiano con tale finezza che mi sembra impossibile che riescano a colpire la porta con tale violenza e con tale precisione. Oltretutto hanno imparato anche, è un tennis, io lo definirei in questo momento totale, perché hanno imparato anche ad andare a rete al momento giusto e a prendersi il punto al volo. Non sono i pallettari che c'erano una volta negli anni 70, ricordiamoci che Panatta ha vinto il Roland Garros battendo Dibbs, che era considerato il pallettaro infinito, cioè non finiva mai di palleggiare e distruggeva gli avversari in quel modo, però lui vinse contro questo pallettaro. Dunque, da allora a oggi però è rimasta la stessa legge, il fatto che il tennis sia uno sport dove contare prima di tutto, prima della forma fisica, del talento, degli allenamenti e delle racchette, è la testa. Io credo che sia un po' così, un po' in tutti gli sport. In alcuni sport è più evidente, in altri lo è meno. Questa storia di usare abbondantemente la testa nei momenti difficili è una dota straordinaria, permettetemi di dirvelo, del nostro Sinner, e naturalmente anche di Djokovic. Volevo dire che tra questi giocatori abbiamo due giocatori che stanno da una parte. Uno è Federer, e tutti lo sappiamo perché l'eleganza e l'abilità e la testa di Federer credo che non possa averla nessuno, soprattutto il talento, e dall'altra parte c'è André Agassi. Io vi consiglierei di leggere, faccio una piccola interruzione, se possibile due libri. Uno è un libro di David Foster Wallace che è intitolato Il tennis come esperienza religiosa e parla di Federer. L'altro libro è Open di André Agassi, che l'ha scritto facendosi aiutare da un vincitore di un premio Pulitzer. E il film e il libro Open è veramente molto interessante e ti dà un'idea di cosa sia il tennis, l'odio e l'amore per il tennis. Bene, quindi questo film di Metz cerca e trova l'introspezione, lo scavo nella mente e nella memoria dei protagonisti, l'esplorazione dei loro conflitti interiori, senza mai dimenticare di utilizzare come traino quella grande, trascinante ed epica narrazione che deriva dalla cronaca sportiva. Ecco, nel film il tennis, quello giocato, rimane tutto sommato marginale. Perfino la finale è raccontata in maniera quasi impressionista e come specchio di quello che c'era dentro la testa dei due contendenti, sfruttando il potenziale estetico del gesto tennistico, la geometria dei campi, delle linee e dei colpi. Anche perché sarebbe stato imperdonabile per gli appassionati che Metz tentasse di replicare realisticamente quel gioco sublime. Borg McEnroe è allora una storia emozionante per tutti e due, che a prescindere dal risultato di quella partita hanno entrambi vinto il loro match interiore contro se stessi e i loro demoni, perché vedrete che nel film i due protagonisti giocano da giovani contro dei demoni che li assalgono mentre giocano e mentre pensano. Alla fine del film sono molto più simili di quello che la loro esteriorità e il loro gioco poteva portare a pensare, e la loro amicizia anche oggi è ben salda e vive tutt'oggi. Vi dirò alcune curiosità sul film.
l'anteprima italiana venne effettuata al Festival del Cinema di Roma del 2017. È solo Björn Borg ad essere ringraziato nei titoli di coda del film. Non compare invece il nome di McEnroe. Per Shia LaBeouf è stato il secondo film in cui interpreta il ruolo di un atleta realmente esistito. Nel 2005 indossava i panni di Francis Wibé, celebre campione di golf americano nell'inizio del Novecento. Nel film Leo Borg, il vero figlio di Björn, interpreta il ruolo di suo padre da piccolo. Ora fa il tennista, non con grande successo, fa il tennista. I premi e riconoscimenti del film: Davide di Donatello nel 2018, European Film Awards 2018, miglior attore a Sverrir Gudrason. Io a questo punto avrei finito, però voglio leggervi qualcosa. Non è vero che è stata la più grande partita del secolo. C'è stata un'altra partita che forse è stata ancora più grande, perché è stata fatta in un'epoca drammatica, quando stava per iniziare la Seconda Guerra Mondiale, e avvenne nel 1937. Vi leggo il capitolo del libro che ho letto. Questo libro è stato scritto da Marshall John Fisher, giornalista, tennista professionista e giornalista sportivo. Il libro si chiama Terribile Splendore, la più bella partita di tennis di tutti i tempi. Questo è il titolo, cioè ripete il titolo del film. Il 20 luglio, sarò breve, poi abbiamo finito, il 20 luglio 1937, centrale di Wimbledon, finale interzone di Coppa Davis. Davanti a 14.000 spettatori, il barone von Kramm affonda Donald Budge in una partita che segnerà la storia di questo sport. La Seconda Guerra Mondiale è ormai alle porte, l'arroganza nazista miete le prime vittime e molti percepiscono che quello che sta per giocarsi non è solo l'incontro di tennis, è Stati Uniti contro Germania, libertà contro il regime, il bene contro il male. Budge, giovane e arrembante, gioca per il suo paese e per la gloria sportiva. Von Kramm, il sofisticato aristocratico, l'elegantissimo atleta Roy, il modello per la gioventù tedesca, intimidito dalla Gestapo e da una telefonata di Hitler pochi minuti prima dell'inizio del match, gioca per se stesso e per la sua vita. Era Hitler, volevo augurarmi buona fortuna, dirà Budge e al cerimoniere. A guardare c'è Bill Tilden, il più famoso e chiacchierato tennista del tempo, l'americano amico dei divi, l'intellettuale che più o meno segretamente allena la squadra tedesca. Von Kramm appare teso, il volto è meno luminoso del solito, eppure il suo inizio è fulminante. Dopo poco più di un'ora conduce per 2-7-0, la rimonta di Budge però non si fa attendere, fino all'estenuante quinto set, come nella partita tra McEnroe e il suo avversario. Raccontare lo sport è raccontare gli uomini, ed eventi come questa partita perdurano, dando l'impressione che la storia è sempre lì, in attesa di manifestarsi in tutto il suo terribile splendore. Io ho finito. Bravo.